determina le equazioni delle circonferenze che hanno il centro di ascissa meno 3, il raggio uguale a 3 radice quadrata di 5 mezzi e sono tangenti alla retta di equazione y uguale meno un terzo x più 2. Anche questo è un esercizio che stiamo svolgendo di riepilogo, un problema di riepilogo sulla circonferenza, su tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento, parecchio direi, sulla circonferenza. Dunque io ho scritto un po' i dati qui, ci chiedono l'equazione della circonferenza. Vi ricordo che l'equazione della circonferenza è del tipo, lo scriviamo qui, x quadro più y quadro più ax più by più c uguale 0. In alternativa però a questo, a questa equazione, che è l'equazione cartesiana, che però possiamo descrivere se conosciamo i coefficienti a, b, c, in alternativa a questa c'è l'altra, quella cioè che possiamo scrivere conoscendo, essendo noti, conoscendo il centro, le coordinate del centro e il raggio. Se il centro, per esempio, ha coordinate alfa e beta, l'altro modo di scrivere è x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale il raggio al quadrato. In effetti direi che sarei più propenso a utilizzare la seconda. Perché? Perché qui già ci dicono chi è il raggio della circonferenza, quindi 3 radice 5 mezzi, che al quadrato sarà 9 per 5 mezzi, poi lo vedremo dopo. E il centro ci dicono che ha ascissa pari a meno 3, quindi invece di scrivere con 0 pari a meno 3, il centro C sarà di ascissa pari a meno 3, ordinata a y, che è incognita, non conosciamo. Ci siamo? Bene, a questo punto cosa c'è come dato in più? Il raggio l'abbiamo, il centro l'abbiamo a metà, ci manca l'ordinata, però abbiamo un altro dato per determinare la sua ordinata, ed è il dato sulla condizione di tangente. Ci dicono che le circonferenze, che saranno due probabilmente, sono tangenti ad una retta che ci danno in forma esplicita, y uguale meno un terzo x più 2. Ma allora immaginiamoci se due circonferenze, una di queste per esempio tangente a sta retta, no? Allora guardate un attimo, se questa è per esempio y uguale meno un terzo x più 2 e questo è il centro che è meno 3x, no? Vedete che il raggio, guardate, è la distanza che c'è dal centro al nostro punto di tangente, cioè alla nostra retta. Quindi potremmo, volendo, senza perderci troppo in chiacchiere, applicare la formula della distanza appunto retta, che ci darà come valore la distanza sarà il raggio, anche perché sappiamo che nelle circonferenze la tangente è perpendicolare proprio alla retta contenente poi a quella corda, quella retta contenente la corda che poi è il diametro, il raggio. Quindi scriviamo quell'equazione della retta in forma implicita, andando a moltiplicare per 3 entrambi i membri e portando poi i termini di destra a sinistra, cioè scrivendo 3y uguale meno x più 3 per 2 più 6, portando meno x più 6 a sinistra la scriviamo in forma implicita, ovvero x più 3y meno 6 uguale 0. Distanza appunto retta, la formula è questa, d, distanza di questa retta d, che poi non è altro che r, è uguale a modulo di, ve lo ricordo, ax con 0 più b con 0 più c del modulo fratto la radice quadrata di a quadrato più b quadrato. Tante volte abbiamo utilizzato questa formula. Dunque d, quindi questa distanza, questa qui quindi è d, no? Questa è d, ma è anche r, che conosciamo, 3 radice quadrata di 5 mezzi. A questo punto vediamo, lo cancello qua, visto che ormai avete capito. Chi sono a, b e c? A, b e c sono rispettivamente 1, coefficiente della x, b e 3, coefficiente della y, c è il termine noto che è meno 6. E chi sono x con 0 e y con 0? X con 0 sono le coordinate di quel punto, del centro, meno 3, y con 0 rimarrà y con 0. Chiamo y, no? Quindi, il raggio 3 volte radice quadrata di 5 mezzi, che poi, ripeto, è questa distanza dal punto dal centro alla retta tangente, sarà pari a modulo di a 1 per meno 3 più b 3 per y con 0, che è y, più c meno 6, modulo si chiude, diviso, allora a quadro più b quadro sotto la radice vuol dire fare la radice quadrata di, dunque a è 1, b è 3, quindi 1 al quadrato è 1, 3 al quadrato è 9, 1 più 9 è 10, la radice di 10. Bene, risolviamo questa equazione, intanto là sopra
1 per meno 3 è un meno 3, meno 3 meno 6 è un meno 9, in pratica viene fuori questo, attenzione, 3 radice quadrata di 5 mezzi uguale linea di frazione, sotto rimane quella radice quadrata di 10. Ricordate ragazzi che il modulo sopra non può mai andare via, non è che dice lo mando via, il modulo rimane modulo, per mandarlo via poi bisogna discutere eventualmente. Qua diventerebbe modulo di 3y meno 6 meno 3, ovvero modulo di 3y meno 9. E qui i ragazzi solitamente, magari, i ragazzi che, ripeto, non sono stupidi, anzi sono tutt'altro che stupidi, sono molto intelligenti, magari un po' pigri, ma molto intelligenti, direi pigri, non si offende nessuno se dico pigri, magari arrivano qui e qui si incasinano, magari prima qui ci sanno arrivare. Allora, ragioniamo un attimo, intanto io lì dentro il modulo posso raccogliere, fattore comune un 3, quindi scrivere 3 radici di 5 mezzi, facciamo le cose con calma, no? Come quando ragazzi, non so se voi in famiglia avete una mamma che fa le torte, che fa i dolci, che cucina, avete mai provato a fare un dolce con la mamma, col papà, non so, con calma, si mette lì, un po' si scherza, e così, così si fa la matematica, modulo di, se raccolgo un 3, cosa diventa? Diventa 3 moltiplica tra la tonda y meno 3, sempre in modulo, diviso, guardate, radice di 10. Ma a questo punto vi faccio una domanda, ma c'è una proprietà del modulo secondo cui, vi ricordo, il modulo di A per B, lo scrivo qua, se dentro il modulo ho un prodotto, spero che il pennarello non mi tradisca adesso, lo posso scrivere come il modulo di A per il modulo di B. Il modulo di un prodotto è pari al prodotto dei moduli, va bene? E ma allora chi è il modulo di 3 per y meno 3? È il modulo di 3 per il modulo di y meno 3. Ma il modulo di 3, il modulo di un numero, che sia positivo o negativo, è sempre un numero positivo. Quindi, qua sopra, in definitiva, posso scrivere modulo di 3, quindi 3, per il modulo di y meno 3. Per prima cosa, divido a questo punto, questa che è un'equazione, quindi cancello qua, avete capito? Quindi già posso eliminarmi 2 e 3 a sinistra e a destra, perché per il secondo principio di equivalenza delle equazioni posso dividere per 3 entrambi i membri. Quindi mando via il 3 qua e il 3 lì. Quello peraltro lo posso scrivere come radice di 5 mezzi, si può scrivere per proprietà sulle radici come radice di 5 diviso radice di 2, uguale che cosa? Uguale modulo, che c'è sempre, di y meno 3 fratto radice di 10. Dunque io lascerei il modulo, quando ho un'equazione, una z-equazione con modulo, se è possibile la lascio isolata col solo modulo presente, cioè nel senso, vediamo di lasciare quel modulo di y meno 3, quindi moltiplicherei per 10 sotto radice, ovviamente, per radice di 10, entrambi i membri, quindi farei radice di 10 qui, radice di 5, lo posso fare? Sì, ho applicato nuovamente il secondo principio di equivalenza dell'equazione. Allora, questi due se ne vanno. Radice di 10 lo posso scrivere come radice di 5 per radice di 2, altra proprietà sulle radici, per radice di 5 fratto radice di 2, giusto? Uguale, è rimasto sotto 1, modulo di y meno 3, fratto 1 è modulo di y meno 3. Guardate un po', se due se ne vanno, quanto fa radice di 5 per radice di 5? Fa radice di 5 quadrato, cioè 5. Avete visto? Niente di più facile. Quindi non complicatevi le cose. Diventerà pertanto modulo di y meno 3, oggi ho anche fatto un esempio culinario, un po' di torte così, uguale 5. Dice, ma devo discutere il modulo? Non c'è bisogno, basta che dico che y meno 3, ora va via il modulo, è pari a più o meno 5. Cioè vuol dire che, in un caso, y meno 3 uguale 5, porto meno 3 a destra, y uguale 8, nell'altro caso y meno 3 uguale meno 5, sempre porto meno 3 a destra, viene sempre 3, 3 meno 5, y uguale meno 2, in effetti i centri sono 2, il raggio però è sempre 1, quindi sono circonferenze aventi lo stesso raggio ma aventi centri differenti, quindi abbiamo un centro c con 1, e un centro c con 2, il primo avrà sempre la c meno 3, ordinata 8, il secondo avrà sempre la scissa meno 3 ma ordinata anch'essa negativa, quindi centro nel terzo quadrante pari a meno 2. A questo punto è molto semplice, perché basterà applicare questa formula qua, perché uso alfa e beta, in un caso alfa e beta sono meno 3 e 8, nell'altro caso sono meno 3 e meno 2, quindi ho due equazioni, due circonferenze, il raggio è sempre 3 radici di 5 mezzi e ho terminato. Il problema direi molto semplice, quindi abbiamo che c con 1 maiuscolo, la circonferenza sarà x, scriviamo lì, sarà x meno meno 3, x più 3 al quadrato, sto applicando quella formula lì, più y meno 8
al quadrato uguale 3 radici di 5 mezzi che va tutto quanto elevato al quadrato, r al quadrato. La seconda è sempre un x più 3 al quadrato, questa volta più un y meno meno 2, quindi un y più 2 al quadrato, uguale nuovamente 3 radici di 5 mezzi al quadrato. Dunque vi dicevo che fare il quadrato di un prodotto, fare il quadrato di un prodotto, vuol dire fare il prodotto, vuol dire fare il quadrato dei rispettivi fattori. Quindi fare il quadrato di 3 radici di 5 mezzi, vuol dire fare il quadrato di 3 per il quadrato di radice di 5 mezzi, che è 5 mezzi. Quindi è un 9 per 5 mezzi, ovvero un 45, 9 per 5 fa 45 mezzi al quadrato. Quindi ho un, scriviamo qua sotto, la prima è scrivere i quadrati, x quadro, più 9 più 6x che è il prodotto, ho sviluppato il quadrato di x più 3, lì viene un y quadro più 64, il quadro di meno 8 meno 16y, doppio prodotto fra meno 8 e y, uguale che cosa? Uguale 45 mezzi. Qui invece abbiamo un, qua viene uguale, viene sempre x quadro più 9 più 6x, cambio il quadrato di y più 2 y quadro più 4 più 4y, dove il prodotto. Uguale 45 mezzi. Direi di moltiplicare, mentre qui, no? Vediamo chi ci disturba, nessuno, è la SNAI che mi sta disturbando, moltiplicherei per 2 entrambe le equazioni per ottenere, vediamo un po', otteniamo un, qui otteniamo un 2x quadro più 2, ho fatto anche pubblicità a un'agenzia di scommesse, 2x quadro più 2y quadro. Allora qui abbiamo che 6x per 2 è un 12x, meno 16y, mancava solo quello, meno 16y per 2 è un meno 32y, vi giuro che nessuno mi dà un euro per tutto questo. 64 più 9 è un 73, no? 73 per 2, 73 per 2, non voglio sbagliare, non voglio nemmeno faticare troppo, sono un po' pigro anch'io, è un 146, quindi più, dunque, sì, più 146, che però a cui devo sottrarre un meno 45 uguale a 0, perché 45 lo porto a sinistra, anche qui moltiplicato per 2 avrò un 2x quadro sempre, più 2y quadro, avrò sempre un 12x, sempre un 2 per 6x, avrò questa volta un 8y, 2 per 4y, poi devo fare 4 più 9, 13, e devo fare 13, ovviamente meno, chiedo scusa, 4 più 9, 13, ma moltiplicarlo, l'ho dimenticato, per 2, chiaramente, e 13 per 2 fa ovviamente 26, quindi meno, questo è un 26, a cui ci sottraggo il 45, come al solito porto, sposto da destra a sinistra. Ricapitolando, pertanto, dunque, 146 meno 45 nella prima viene un 101, quindi la prima equazione, che in effetti vedo figura anche nel testo, sarà un 2x quadro più 2y quadro più 12x meno 32y più 101 uguale 0. Questa è la cosa cartesiana della prima delle due circonferenze. La seconda invece, visto che 26 meno 45 è un meno 19, rimane anche lei così, mentre spengo la calcolatrice, la seconda c con 2 è un 2x quadro sempre più 2y quadro più 12x sempre, ma questa volta più 8y, ripeto, meno 19. Queste due, come figura anche nel risultato del testo, matematica blu 2.0 e volume 3 della Zanichelli, anche queste due sono le circonferenze che ci hanno richiesto.